Ciambella, cioccolato e cocco ricoperta di cioccolato. Anno nuovo, sigla nuova. Ragazze, avete visto una nuova sigla? Voglio ringraziare pubblicamente Scarlett, la mia amica Scarlett, ossia Rossella, che ha anche un canale su YouTube e che tante volte mi è venuta in aiuto per tante cose, devo dire. Sia la sigla di Natale che questa nuova sigla le ha fatte entrambe lei. È bravissima, quindi vi metto il link al suo canale nell'info box, però ve la consiglio tantissimo sempre. Devo dire che è uno dei pochi canali che vi consiglio veramente con cuore. I suoi vlog sono bellissimi, sono vlog di vita vera, vlog intelligenti, mi piacciono un sacco. Devo dire che ogni volta che c'è un suo video io lo apro. Perché trovo sempre qualcosa all'interno di esso, quindi non è una sbiolinata, lo sapete che io non dico le cose se non le penso davvero, quindi davvero ve la consiglio tanto. Quindi vi ho fatto vedere la sigla, adesso sto aspettando mio papà, vi faccio vedere anche l'outfit, che l'altra volta mi avete dimostrato interesse, vi faccio vedere anche l'outfit. Outfit decisamente diverso oggi. Ho messo infatti questi pantaloni qui di Ecopelle che ho preso da H&M. Questi sono in taglia S ed effettivamente devo dire che poi alla fine hanno un po' ceduto, quindi mi vanno bene. E poi ho messo questo maglione, sempre di H&M. Ne avevo messo un altro, ma veramente insopportabile. Fa molto caldo con quel maglione addosso perché in realtà fuori fa freddo. E poi ai piedi ho messo queste. Queste sono le mie Puma Runner. Che amo, le sto mettendo sempre, devo dire che è uno degli acquisti migliori che ho fatto di recente, perché sono comodissime e vanno bene con qualsiasi outfit secondo me, quindi mi piacciono tantissimo. E niente, un po' di trucco sul viso, capelli lisci, semplicemente, poi metto il solito cappottino, ecco qui. Quindi cappottino grigio, lo sto adorando questo cappottino veramente. Borsa Valentino Giorgi, nella quale ho messo il mondo, e si va. Ho deciso di andare a fare la spesa stamattina, per fortuna che c'è papà, perché Francesco lavora fino all'una e quindi avremmo dovuto andare a quell'orario e sinceramente oggi non ne avevo alcuna voglia. Tra l'altro il tempo, mamma mia ragazza, mamma, l'abbasso un attimo, tanto sono in macchina. Tra l'altro il tempo non promette nulla di buono, c'è uno che mi guarda come se fossi pazza, ma è normale amministrazione. Quindi non promette nulla di buono e quindi credo che Francesco non possa poi alla fine fare i lavori che voleva fare pomeriggio, ma effettivamente molto molto cupo. Non devo fare una grande spesa in realtà, però quelle poche cose che mi mancano le vado a prendere stamane. Sono ancora le 8:30. Vorrei togliermi il pensiero e poi tornare a casa e non muovermi più. Fare un weekend rilassante se possibile, perché ne ho proprio bisogno. Tra parentesi, ieri ho cominciato a vedere il documentario dei Secret perché su Instagram, ragazze, vi ho fatto la domanda, vi ho chiesto se valesse la pena acquistare il libro dei Secret, anche perché non costa pochissimo, anzi, costa un bel po'. Siete state veramente discordanti tra voi perché alcune lo osannano. Osannano questo libro, altri assolutamente lo bocciano e quindi mi avete confusa ancora di più. Per cui guarderò questo documentario e voglio vedere se effettivamente possa darmi qualche indizio. In realtà mi sembra un po' banale come concetto, non lo so. Non lo so, devo ancora capire, devo ancora capire e quindi pomeriggio continuerò a guardarlo perché poi ieri sera non ce l'ho fatta, mi sono addormentata, quindi niente, lo continuerò a guardare pomeriggio. Allora, che luce strana, che luce brilla da questa finestra comunque. Vi faccio un velocissimo, velocissimo svuoto della spesa, così mi sistemo tutto e cucino, perché si è fatta già ora di pranzo e,
sono tornata apposta in fretta e furia perché sinceramente non mi andava di lasciare Francesco solo per pranzo, quindi allora la spesa l'ho fatta da MD e poi sono passata al volo da Casanova e ho preso giusto due cosine che dovevo prendere da tempo. Allora, ho preso le carote, poi lo scontrino perché devo scrivere sul Takeibo, poi ho preso le birre, me le ha commissionate Francesco, mi ha detto mi raccomando non dimenticare le birre, e quindi gliele ho prese. Ho preso la carne trita per fare le polpette o il polpettone, dipende, decido lì sul momento. Formaggio, questo qui, con cui mi trovo benissimo, stava finendo e quindi ho preferito prendere due buste per incrementare la scorza. La nostra provola ormai di fiducia, che è la Alpinetta, è sempre in offerta, questa qui da MD, ci troviamo bene, quindi l'ho presa. Poi ho preso questi perché voglio ritornare a far colazione con i cereali, e questi sono i miei preferiti in assoluto, sono gli Special K, confezione maxi da 750, erano in offerta, non ricordo sinceramente quanto li ho pagati, ma comunque spesso all'MD ci sono queste confezioni così, io mi ci trovo bene perché comunque alla fine li consumo. Poi ho preso questo qui per oggi a pranzo, la Fattoria del Cavaliere maxi risparmio, pesto alla genovese senza aglio, questo, così oggi faccio un po' di pesto. Avevo finito quello già pronto, fatto in casa, io ho le conserve di pesto, quelle piccoline, le facciamo in casa, le faccio io, le fa la mamma di Francesco, li fa la mamma di Francesco, li faccio anch'io e poi li congelo. Li ho finiti tutti, quindi mi trovavo là, ho detto prendo questo e risolvo il pranzo. Due cubetti di lievito, poi le noci, non posso stare più senza noci, queste qui di Manusol Fruit and Snack sono ottime davvero, sono molto molto buone, io le prendo così, non sgusciate perché preferisco. No, questi sono i piccadilli che sono diventati tra i miei preferiti. Dischetti di cotone, questi qua sono i miei preferiti in assoluto e li trovo solo all'MD, sono 60 maxi dischetti della linea Fleur de Céril, questi qua double face, lato struccante e lato tonificante, mi ci trovo veramente bene, costano pochissimo, quindi ne ho presi due. Ho preso il mais, finalmente me ne sono ricordata, erano tante volte che andavo e dimenticavo di prendere il mais. Questo delle linee gustato, anzi oggi mi faccio pure un'insalatona perché non ho proprio voglia. L'acqua tonica Schweppes zero, mi è piaciuta tanto e l'ho voluta riprendere. Due bottiglie, una confezione soltanto di farina della linea K bianca, ho preso quella per dolci perché della farina 00 ne ho un pacco grande così, perché Francesco l'altra volta mi ha preso un pacco grande così, quindi per fare pizze, pane, pasta e tutto quello che serve ne ho, quindi ho preso soltanto questa per i dolci. E poi sempre per oggi a pranzo ho voluto prendere queste che sono i fusilli avellinesi, non li avevo presi mai, questi qua della linea K bianca sempre, 7 minuti per la cottura, 500 grammi, boh, mi ispiravano per il pesto e li ho presi. E poi ragazze, ho ripreso questi qua, panni imbevuti di disinfettanti, io mi ci trovo bene perché ad esempio appena torno a casa pulisco la borsa, comunque un pacco lo tengo in borsa, è un pacco che ho voluto prendere per casa perché mi ci sono trovata veramente bene per tanti utilizzi, e quindi l'ho preso. Io sono andata da Casanova giusto per prendere questi. Ho voluto prendere tre candeline votive che sono una più buona dell'altra. Queste qua di solito le utilizzo o per il bagno, per l'entrata, perché sono super sono ambienti piccoli e quindi sinceramente non mi va di mettere quelle candele troppo grandi, perché a me viene mal di testa personalmente, quindi queste votive sono ottime
per tanti motivi, sia per riuscire a sentire le fragranze e sia appunto per farle bruciare, per esempio, negli ambienti piccoli. Mi pare che durino, se non sbaglio, 36 ore, se non sbaglio, quindi 2 giorni. Comunque io ho preso questa qui che ero curiosissima di bruciare, quindi Lemon Lavender, questa. Poi ho preso questa, anche di questa ero curiosissima, Black Coconut. Mi sa che brucio prima questa perché sono curiosissima veramente. E poi Vanilla. Vanilla, semplicemente. Quindi queste tre. E poi siccome mi mancava, mi serviva il bicchierino, ho preso questo qui. Questo qui che è proprio il bicchierino per le votive di Enki. E questo l'ho pagato 5 euro. Vedete, la candelina si mette dentro e si va a bruciare, ed è veramente carinissimo il bicchiere, stupendo direi. E poi ho preso questo che è un contenitore per maglie e camicie, però io l'ho preso, questo qui fatto così, però io l'ho preso per metterci il piumino. Il piumino leggero di Ikea, fatto così, vedete? È uno scatolone bello e buono. E dentro c'erano anche quelli più grandi, ma sono stata io a sbagliare. Vediamo un po', comunque poi mi regolo. Più che altro era una prova per vedere se la consistenza, la consistenza degli scatoloni, perché volevo fare il paragone con quelli di Ikea, ma sono decisamente meglio quelli di Ikea. Comunque questo me l'ho preso, in qualche maniera lo utilizzerò. Ok, mi sistemo tutto e vado a bruciare questa candela qui. Avevo dimenticato di dirvi, ho pagato 43 euro da MD, però ci sono da togliere le cose che ha preso mio papà, e quindi in tutto avrò pagato 33 euro per tutte queste cose. Ciao, mi vedete in bagno ed è sera, sono quasi le 6 ed è il momento di struccarsi. Sono in vestaglia perché fa molto freddo, ragazze, quindi devo toglierla per struccarmi. E niente, ragazze, vi volevo mostrare che sto utilizzando questi per lo struccaggio, che sono i Makeup Remover Pads di MD, questi qua. Come procedo? Vado ad inumidire il viso con l'acqua tiepida, adoro. Per struccarmi sto utilizzando questa ultimamente, che è la mousse detergente illuminante di Collister. Allora, la stendo prima con le mani e vado un po' a massaggiare, poi procedo col disco. Allora, si è portato via tutto, non che io avessi chissà quale trucco, quindi, però il poco che c'è lo porta via bene. Eccolo qua, via il make up. Vado poi con l'altra parte, con la parte posteriore della spugna, vado a passare di nuovo. Ho sciacquato, asciugo un po' il viso, vado a mettere il tonico di Pixi, ennesima confezione, questa è la vitamina C. Mamma, che buon profumo. E poi metto questo qui
che è l'acido ialuronico di The Ordinary. Anche sul mio martoriato collo, che vada bene o non vada bene, non me ne può fregare da meno, vi dico la verità. E poi come contorno occhi vado a mettere questo, che è sempre di The Ordinary, alla caffeina. E questa la lascio proprio come un impacco, perché comunque la pelle la beve, ha proprio bisogno, quindi la metto così, di sera ovviamente, di mattina no, la stendo alla meno peggio. Stasera ho delle occhiaie assurde, di solito non ce l'ho così, ma sarà che mi dovrebbe, perché ormai è un terno all'otto, dovrebbe arrivarmi il ciclo, boh, sono un po' sbattuta, ho delle occhiaie assurde. Vestaglietta. Ora guardiamo un film e poi pizza. Stasera è sabato, del resto sono due settimane che non la prendo, quindi stasera pizza, ma quanto l'amo questa vestaglia. Buongiorno. Mi sono svegliata stamattina prestissimo, è domenica, mi sono svegliata alle 6, ma mi sono alzata dal letto alle 9:30. Vorrei fare un bagno caldo per intanto per scaldarmi, perché oggi fa molto caldo, e poi per dare inizio a questa giornata. Decisamente meglio, dopo una bella doccia, capelli, creme, cremine e cavoli vari. Francesco alla fine è salito sul tetto, quindi io lo sento camminare sul tetto, sono anche un po' in ansia in realtà, perché c'è un tempaccio fuori, però lui è così, quando si fissa una cosa la deve fare, del resto lo sono anch'io così, quindi non posso rimproverare lui. Oggi faccio pasta e ceci, cugino pasta e ceci, è l'unica cosa che mi è venuta in mente, anche se è domenica, rimaniamo umili, quindi pasta e ceci. Anche se Francesco credo che storcerà il muso, ma insomma, il menù è questo. Mangiare. Sei felice? Per la pasta e ceci? So che è uno dei tuoi piatti preferiti. Assurdamente felice. Assurdamente o assolutamente? Assurdamente. Assurdamente. Pasta e ceci.